Parlare con se stessi è un'abitudine profondamente radicata negli esseri umani, che la maggior parte delle persone trova difficile da abbandonare. È naturale, tanto quanto nutrirsi e dissetarsi. Questo chiacchiericcio interno è come un fiume che scorre rapidamente e che non può essere fermato con facilità. Tuttavia, ciò che possiamo controllare sono la natura e la direzione di queste conversazioni dentro di noi. Le tue conversazioni interne rivelano come utilizzi o abusi di questo potente strumento. Le conversazioni interne negative, in particolare quelle piene di invidia e malvagità, seminano i semi per futuri campi di battaglia e prigioni. Abbandonando le tue vecchie conversazioni fallimentari e abbracciando una nuova conversazione con il tuo essere realizzato, questa trasformazione interna diventa il prezzo da pagare per raggiungere la grandezza. Per far questo, devi utilizzare la tua immaginazione, deliberatamente e con amore, scegliendo nella tua mente le parole in armonia con i tuoi ideali. L'insieme di queste parole crea l'immaginazione. L'immaginazione è più di un semplice gioco o sogno ad occhi aperti. È il cancello per la realtà presente, il percorso per lo stato desiderato. L'immaginazione ci invita a sperimentare pienamente i nostri sogni nel presente, fluendo continuamente attraverso i portali del presente. Tuttavia, immaginando le nostre future situazioni, come se stessero accadendo ora, potremmo incontrare resistenze. Queste resistenze sono un segnale importante, perché portano la nostra attenzione su possibili blocchi che ci impediscono di raggiungere il nostro futuro desiderato. Richiedono quindi la nostra consapevolezza e attenzione. Le nostre esperienze attuali, che potremmo non comprendere appieno, sono legate alle forze non riconosciute delle nostre conversazioni interne e degli stati mentali che esse generano. Se ci troviamo in circostanze indesiderate, questo è un segnale che è necessario un cambiamento nella nostra dieta mentale. Che dobbiamo nutrire la nostra mente con pensieri più nobili e amorevoli. Usa l'immaginazione, partecipando dentro di essa, canalizzando la sua energia dal livello mentale ed emotivo a quello fisico, espandendo i tuoi sensi, immaginando di vedere, sentire e toccare intensamente ciò che desideri. Tutto questo facendo fondere la tua immaginazione con le sensazioni della realtà. Questo uso attivo dell'immaginazione risveglia lo spirito del successo, lontano dall'accettazione passiva delle apparenze. Prova a pensarti altrove, come se quel posto fosse proprio qui. Questo colmerà il divario tra il presente e il futuro. Vedi te stesso, in quel luogo desiderato, incarnando la versione di te che desideri diventare. Presta attenzione alle tue conversazioni interne durante questo esercizio immaginativo. Se il tuo dialogo interno si allinea con ciò che diresti e faresti in quella realtà immaginata, hai creato con successo il ponte tra il futuro e il presente. Tuttavia, se incontri resistenze nelle tue conversazioni interne, prendile come un invito a scavare più a fondo nei tuoi pensieri ed emozioni. Queste resistenze possono indicare convinzioni limitanti, paure irrisolte o dubbi nascosti che hanno bisogno di essere riconosciuti e risolti. Sorprendentemente, molti di noi sono inconsapevoli dell'impatto profondo che questi dialoghi interni hanno nel plasmare le circostanze delle nostre vite. In sostanza, le nostre conversazioni interne sono come le radici da cui crescono le circostanze della nostra esistenza. Spesso, non riconosciamo che i nostri pensieri sono guidati da percorsi battuti più di una volta e stabiliti dentro le nostre menti da questi dialoghi in corso. Se vogliamo modificare il corso delle nostre vite e muoverci nella direzione desiderata, dobbiamo liberarci del peso delle nostre vecchie informazioni cristallizzate. Il mondo in cui viviamo è un regno di infinite possibilità legate alle nostre trasformazioni mentali. Tutto ciò che manifestiamo nelle nostre vite risulta strettamente connesso alle conversazioni mentali a cui partecipiamo inconsciamente. Ma da esseri pensanti e civilizzati, dobbiamo diventare consapevoli di quelle conversazioni e agire con uno scopo. Le nostre conversazioni mentali attirano il nostro futuro. Infatti, le conversazioni che abbiamo dentro di noi giocano un ruolo significativo nel plasmare le nostre esperienze.
Finché manteniamo lo stesso dialogo interno, la nostra storia personale rimane stagnante. Tentare di cambiare il mondo esterno, prima di affrontare le nostre conversazioni interne, è combattere contro l'ordine naturale delle cose. È come pettinare lo specchio, invece dei nostri capelli. Spesso ci abbandoniamo alle conversazioni interne negative e speriamo comunque di poter controllare la nostra vita, senza renderci conto che i nostri dialoghi interni negativi sono la causa di delusioni e sfortune. In questo senso, potremmo continuare a vagare così, in un ciclo senza fine, attribuendo i nostri problemi a forze esterne, senza riconoscere la vera fonte dentro di noi. Le nostre esperienze esterne sono solo i riflessi delle nostre parole interne. Ciò su cui ci concentriamo internamente si manifesta nella nostra realtà, riflettendo i pensieri e le credenze che nutriamo. E la realtà continua a rafforzare quel tipo di pensieri. Dobbiamo interrompere questo circolo vizioso. Le nostre attuali conversazioni mentali, anche quelle piene di negatività, si muovono verso il futuro. Quindi, sono quelle che contano davvero, anche se i loro effetti potrebbero non essere immediatamente visibili. Parlarci internamente in modo corretto è la chiave per la creazione consapevole. Se padroneggiamo l'arte del controllo del linguaggio interno, scopriamo la potenza di parlare a noi stessi con fiducia, di ciò che vogliamo manifestare, rafforzando così la nostra convinzione nella sua realizzazione. Utilizzando consapevolmente l'immaginazione, siamo in grado di trasformare e canalizzare l'immensa energia creativa delle nostre conversazioni interne, dai regni mentali ed emotivi a quelli fisici. Chiediti qual è il tuo obiettivo e se è in linea con la tua conversazione interna. Per realizzare il tuo obiettivo è necessaria un'armonia tra le tue parole interne e lo stato desiderato. Due persone non possono camminare insieme senza accordo e i tuoi dialoghi interni devono concordare con la tua realtà desiderata. Un corretto discorso interno è quello che riflette un ideale soddisfatto. L'antica saggezza parla dei due doni conferiti all'uomo, la mente e il linguaggio. Quando usati correttamente, questi doni ci guidano oltre i confini del corpo fisico. Tu e la tua conversazione interna siete uno, e per raggiungere le tue aspirazioni, devi assicurarti che le tue conversazioni interne risuonino con la tua realtà immaginata. I nostri pensieri devono concentrarsi su ciò che è buono e puro, perché il nostro futuro è plasmato dalla parola divina, che è il nostro linguaggio interno. Così come il seme del sesamo produce sesamo, e il seme del grano produce grano, i semi del successo devono essere seminati per raccogliere un abbondante raccolto di realizzazioni. Se vogliamo il successo, dobbiamo piantare i semi del successo nelle nostre menti. E questo significa che dobbiamo pensare e vivere, come se già lo possedessimo. La chiave sta nelle idee che accettiamo come verità dentro di noi. A volte, però, i fatti esterni possono contraddire le nostre supposizioni iniziali. Solo persistendo nelle nostre convinzioni, alla fine, queste si allineeranno con la nostra realtà. Gli esiti seguono le nostre supposizioni e trasformare il nostro discorso interiore significa indossare l'abito di una nuova persona. La persona che vogliamo essere. I nostri dialoghi interiori hanno un impatto profondo sulle nostre future condizioni. Per dare vita al nostro io ideale, dobbiamo definire chi vogliamo diventare e assumere con fedeltà il sentimento del nostro volere realizzato. Attraverso questa supposizione piena di fede, il nostro io ideale troverà espressione nella realtà. Inizia ad immaginarti come la persona che aspiri ad essere, mantenendo salda quella percezione. La vita è un campo di allenamento per dare forma alla realtà attraverso l'immaginazione. Testa questo potere e vedrai la tua esistenza allinearsi al modello della tua ideazione. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale Dose Mentale e attiva la campanella per ricevere più contenuti sulla spiritualità e lo sviluppo personale. Grazie per aver guardato il video, lascia il tuo commento e ci vediamo nel prossimo.